Federico per noi è un giocatore importante, lo ha dimostrato l'anno scorso ma anche negli altri anni, ma come lo è lui, lo anche è anche Ferrario che ha giocato al suo posto e quindi noi sappiamo che abbiamo una rosa ampia e tutti siamo importanti. È entrato alla prima prestazione dopo diverse partite che non giocava, ha fatto una partita straordinaria. Ora non so cosa deciderà l'allenatore per sabato, però io da calciatore so che posso contare su ogni elemento di questa rosa. Sì, io mi sono trovato bene anche perché avevo fatto anche l'esterno l'anno scorso, ho fatto l'esterno, ho fatto la punta, comunque il mister vede le partite e come riusciamo a tirarne meglio e metà a disposizione io ci sono, no? E cerco di dare l'apporto sia da esterno che da punta che serve per la squadra. No, sicuramente quando arriva una squadra forte, in questo caso la prima in classifica, c'è voglia di dimostrare di non essere inferiori, anzi c'è la voglia di batterli perché si vuole far parlare di noi. Sappiamo che battendo la Capolista, che è una squadra che ha perso pochissimo quest'anno, possiamo a parte avere 3 punti che per noi sarebbero fondamentalissimi per il proseguo della stagione. Però proprio c'è la voglia ecco, come ho detto prima, di non essere inferiore alla prima, quindi di dimostrare che anche noi siamo dello stesso valore loro. Sì, penso che il campionato di Serie B è molto difficile, tutte le squadre alla fine siamo lì, tranne quelli che sono partiti per vincere il campionato. Noi giochiamo in casa, quindi abbiamo una cosa in più con il supporto dei tifosi e cercheremo di lottare come abbiamo sempre fatto per tirarne meglio i vantaggi. Ma se pensiamo che le assenze del Carpi possono essere di vantaggio a noi, abbiamo già sbagliato modo di pensare, perché vuol dire che stiamo sottovalutando la squadra che appunto è prima in classifica e questo sarebbe un errore che possiamo pagare in modo caro. Quindi noi sappiamo, ecco, prendo l'esempio di Mbakoku, che se manca lui. Quando ha giocato inglese hanno vinto 5-2, credo, e lui ha fatto una tripletta, quindi è un giocatore altrettanto importante come Mbakou, quindi l'errore più grande è questo che possiamo commettere. Sì, io mi aspetto una partita molto dura, molto combattuta, anche perché loro sono primi e vorranno dimostrare di esserci. Noi siamo qua e abbiamo sempre giocato in casa bene e quindi loro già avranno qualche pensiero in più perché noi non li lasceremo tranquilli. Ovviamente noi cercheremo sempre di fare il meglio per metterli in difficoltà. Poi come va a finire la partita non lo sappiamo ancora, però so che daremo tanto il meglio. No, io so che la squadra di Castori, conoscendo Castori, so che tutte le squadre di Castori magari non esprimono un gran calcio, ma sono delle squadre toste da affrontare, delle squadre che attaccano la profondità, appena riconquistano palla cercano subito di arrivare subito in porta, sono squadre difficilissime da affrontare e non a caso non avendo cioè, giocatori importanti, ma non importanti come altre squadre, non a caso è primo in classifica. Ora non so se arriveranno in fondo, però in questo momento stanno facendo davvero davvero bene. Sono una delle forse assieme a noi la squadra che ha perso di meno in questo campionato. E questo è un segnale importante. Quindi dobbiamo affrontare la partita veramente concentrati perché hanno diverse assenze, ma che li sostituisce sono giocatori altrettanto importanti, quindi sarà una partita durissima, noi dobbiamo giocare al 110% perché solo così possiamo provare a batterli.